scusate, i microfoni sono già accesi. Eccoci. Allora, io vorrei cominciare questo incontro con Giovanni De Luna leggendovi l'incipit di questo libro. Il primo capitolo cominciò così. Il tenente Raimondo Luraghi non credeva ai suoi occhi. Era il 10 settembre 1943. Lungo i fianchi scoscesi della montagna si scorgevano torme di uomini, donne, vecchi, bambini che si arrampicavano, rannicchiati sotto il peso di fardelli, zaini, borse, valigie. Una folla in cui a fatica si distinguevano i soldati del suo esercito, o meglio, di quello che fino al giorno prima era stato il suo esercito, resi riconoscibili dai travestimenti, infagottati in abiti civili, mischiati alla rinfusa, con gli ebrei in fuga dal villaggio. Ecco, da queste poche righe, credo che abbiate già l'idea di un libro che per molti aspetti è spiazzante rispetto ai saggi storici scritti precedentemente da De Luna, perché mantiene tutto il valore del saggio storico, però è espresso in una forma narrativa, quindi in forma di racconto, in una forma differente rispetto alla precedente produzione storiografica di questo studioso. È un racconto molto particolare, ambientato nei 20 mesi della guerra civile, dal settembre del 43 all'aprile del 45, ed è una storia ambientata dentro un castello piemontese, a mezza strada fra Saluzzo e Pinerolo, quindi c'è unità di luogo. Dentro questo castello agiscono dei personaggi nitidamente tratteggiati, talmente ben delineati che uno potrebbe essere tentato di pensare che si tratti di un romanzo, di personaggi da romanzo, invece no, non è un romanzo, è un saggio storico, peraltro molto ben documentato, nel senso che è un saggio che si fonda sulla memorialistica di questi personaggi, su materiali di archivio locale. La protagonista, chi è la protagonista? È una contessina, 17 anni, si chiama Leletta, Leletta Oreglia d'Isola, proviene da un antico casato, da una famiglia aristocratica di antica radice e di forte impronta cattolica, è molto sveglia Leletta, Leletta si accorge di tutto, Leletta, pur essendo, diciamo, appartenendo a un mondo che è sideralmente distante dal mondo dei comunisti, dal mondo dei partigiani, la Brigata Garibaldi, è in grado di cogliere tutta il coraggio, la passione, la generosità profusi dai partigiani, anzi è in grado soprattutto di cogliere le differenze tra le motivazioni, la passione, la scelta di questi partigiani e la viltà dei suoi amici aristocratici che invece si ritraggono dalla guerra e si mettono al riparo presso la Croce Rossa, l'Ordine di Malta, li chiama gli imboscatucci. Questa è Leletta ed è attraverso lo sguardo di Leletta che Giovanni De Luna racconta questa storia, attraverso il suo diario e lei la voce narrante. Naturalmente lo storico poi trova dei riscontri, amplia, approfondisce rispetto al contesto storico. Poi c'è un protagonista maschile, il protagonista maschile si chiama Barbato, naturalmente è nome di battaglia, e Pompeo Colaianni, era poi il futuro liberatore di Torino, una figura, poi sarebbe stato un dirigente importante del Partito Comunista. Barbato ha 20 anni più di Leletta e ha le physique du rôle anche del leader partigiano, questi baffi virili, l'incedere marziale, quando il barone d'Isola vede arrivare questo gruppo di partigiani della Brigata Garibaldi al castello capisce subito qual è il leader, il comandante, quindi al comandante viene assegnata la casa più bella, la stanza più bella di questo palazzo, la stanza con il letto con lo baldacchino. E poi c'è il cattivo, naturalmente c'è il cattivo, non poteva non esserci il cattivo, che è il camerata Novena, un tipo a cui sono stati attribuiti quasi 200 assassini. Anche Novena si trova a passare nel castello, è lui che si rende poi colpevole, forse nella pagina, no, più violenta della
storia più efferata di tutto questo racconto. Naturalmente intorno a questi tre personaggi principali si muovono i comprimari, che poi comprimari non sono, ci sono splendide figure femminili in questo racconto. Mi riferisco soprattutto alla mamma di Leletta, la barona, e alla sorella con Tessina, queste donne che rischiano la vita per portare da mangiare i partigiani, per curarne il corpo ferito, per raccoglierne il corpo ucciso. E poi ci sono i partigiani della Brigata Garibaldi, che vediamo agire sia sui fronti di guerra sia dentro le stanze del palazzo. Naturalmente la prospettiva dello storico poi si amplia e ci fa vedere che cosa succede nel mondo intorno al palazzo, quindi entriamo nelle cascine dei contadini e vediamo come i contadini reagiscono rispetto alla guerra partigiana, entriamo anche nelle parrocchie, vediamo il mondo del clero, vediamo insomma. Lo sguardo diventa più ampio. Questa non è una storia edificante, perché la Resistenza non è stata un pranzo di gala, non è una storia edificante, lo storico ci mostra anche tutti gli errori, tutte le efferatezze della guerra partigiana. Io credo che però questo libro abbia un'intenzione civile, e cioè voglia restituire alla Resistenza, a una pagina che è stata in questi anni infancata, deturpata, offesa, svilita, voglia restituire a questa pagina tutta la dignità che merita, e credo che questo sia poi, lo verificheremo con l'autore. Io partirei proprio dalla scelta della forma narrativa del racconto, perché tu, Giovanni De Luna, hai scelto questa forma narrativa, e come ti sei imbattuto in Leletta, che poi diciamo è la tua voce narrante? Sì, grazie. Questo elemento del racconto, questo elemento della narrazione, adesso ormai il libro è più o meno, è 3 mesi che è uscito, è quello su cui si è concentrata molto l'attenzione, come nella domanda di Simonetta c'è un po' la sintesi di questo primo percorso che il libro ha fatto rispetto al suo pubblico, perché effettivamente questo modello narrativo è una novità rispetto ai libri di storia tradizionali. Allora, quello che mi ha spinto in questa direzione è innanzitutto la bellezza di questa storia. È una storia che era lì, andava solo raccontata, c'era un luogo, c'erano i personaggi, questo luogo, questo castello da 7 secoli messo lì a salvaguardia del cattolicesimo dei Savoia contro la valle valdese, contro l'eresia valdese della valle a fianco, quindi questa presidiava proprio, come dire, il territorio, questo castello che per 7 secoli è stato il baluardo della conservazione, che per 20 mesi diventa invece un laboratorio di progresso, di sfida progettuale, di tensione morale, di laboratorio politico. Già quel luogo è rimasto intatto, tra l'altro, se ci andate, in quel cortile è come un grande palcoscenico, arrivano i fascisti, poi arrivano i tedeschi, poi arrivano i partigiani. Pensate che dopo la fine della guerra arrivano anche gli angloamericani, perché si dice che i partigiani comunisti hanno nascosto delle armi nel castello, allora gli angloamericani vanno a perquisire il castello dopo il 25 aprile. Quindi è un grande palcoscenico su cui si avvicendano tutti i protagonisti dei 20 mesi della Resistenza e della guerra civile. E i protagonisti sono quelli che aveva detto Simonetta, cioè io, ripensandoci, io sto da tantissimi anni a Torino, però sono napoletano e ho molto interiorizzato alcuni modelli narrativi. Se voi pensate alla sceneggiata, napoletana, cioè es e umalamente, is e lui è Pompeo Colagnani, che è barbato, che si presenta in tutta la sua imponenza e in tutta la sua avvenenza. Essa è l'Eletta, questa ragazza di 17 anni che ha già allora una vocazione religiosa molto pronunciata, è in corso una causa di beatificazione adesso nei confronti di l'Eletta, perché poi dopo la fine della guerra lei avrà tutto un percorso molto legato all'ascolto degli uomini, quindi ha tutta una sua storia. E umanamente, proprio umanamente nel senso, è questo fascista novena accusato di 195 omicidi,
e che poi dopo la guerra viene catturato, viene condannato a morte, poi arriva l'amnistia Togliatti e la condanna a morte viene derubricata in condanna all'ergastolo, poi indulti, condoni, insomma Morale alla fine all'inizio degli anni 60 esce di galera e poi muore a Velletri nel 74, gestiva una pompa di benzina. Ecco, questi percorsi anche dopo il 25 aprile un po' in questa struttura narrativa hanno un po', come dire, la funzione dei titoli di coda, cioè sono quasi un commiato dal lettore, un commiato un po' triste, diciamo, un po' melanconico, però insomma la struttura narrativa è questa. Io l'ho scelta soprattutto perché ho avuto, come dire, lo confesso, una sorta di trasporto sentimentale nei confronti di Eletta e nei confronti di questa storia, però l'ho scelta anche per un altro motivo, credo su questo, così vedete, ci siamo molto confrontati in altre occasioni, però io credo che oggi ci sia un problema, un'emergenza civile, culturale, chiamiamola come volete, rispetto al rapporto con la storia. Nello spazio pubblico della storia, del sapere storico diffuso, il problema secondo me non è l'ignoranza, poi magari ci torniamo, però l'ignoranza la puoi sconfiggere, ti fai leggere un libro, il problema sono i luoghi comuni, il problema sono gli stereotipi, quelli che affollano questo spazio. Io un esempio che dico sempre, ma perché secondo me è esemplare, nel 2001 durante la campagna elettorale per quelle elezioni politiche, noi alla facoltà di scienze delle formazioni facevamo un test di ingresso per le matricole. Quanti anni il Partito Comunista è stato al governo nell'Italia repubblicana? 5, 10, 30. Il 29% rispose 30 anni. Allora, questa risposta non è l'ignoranza, cioè è il luogo. I comunisti hanno sempre comandato, ma qua non si sa, hanno sempre comandato. Cioè, è questo modo, come dire, appunto, di sdraiarsi. La propaganda elettorale per la Repubblica, l'Eletta lo fa per la monarchia, quindi diciamo, e questo, per le donne è un po' la stessa cosa, tranne il grande risultato del voto al 2 giugno del 46, per il resto molte di loro tornano, come dire, nella domesticità da cui si erano affrancate, perché le due soglie che diceva Simonetta prima, la prima è la rottura della domesticità in cui la donna era conficcata, e andare nello spazio pubblico della cittadinanza, della politica. La seconda era andare oltre ancora allo spazio pubblico e impugnare le armi, insomma non era facile per gli uomini, figuratevi per le donne. Prima abbiamo detto un racconto, quindi è una lettura godibilissima ma dettata da un'intenzione civile, e l'operazione culturale che mi sembra tu abbia fatto è nel tentativo di correggere quello che definisci un interdetto culturale che pesa sui partigiani, su chi scelse poi la lotta armata. Sostanzialmente cosa dice De Luna? Per tutti, diciamo, a partire dagli anni 70 c'è stata questa identificazione fra terrorismo e partigianato, peraltro questa identificazione fu anche incoraggiata dagli stessi terroristi, ma anche qualche leader politico cercò di incoraggiare questa analogia. Poi dopo tutte le letture del neorevisionismo negli anni 90 è stato cambiato anche il senso comune intorno ai partigiani. Oggi tu racconti, vai nelle scuole e i ragazzi dicono: professore, ma questi partigiani erano terroristi. Allora, in qualche modo tu hai voluto invece riportare la lente, ecco, ricentrarla su chi fece questa scelta della lotta armata. Allora stiamo parlando naturalmente del biennio 43-45, cioè questo desiderio di riportare poi l'attenzione anche dell'opinione pubblica su chi scelse le armi, perché senza quella scelta armata la storia sarebbe andata diversamente. È così? Sì. Qualcuno di voi si ricorderà, questo è un dibattito che comincia all'inizio degli anni 80, nel 1980 Pannella, in un intervento al congresso del PC, fa proprio questa equiparazione tra i partigiani di Via Rasella e le Brigate Rosse. Da quel momento comincia una deriva, insomma, tra i tanti disastri che ha fatto il terrorismo, questo è uno dei più significativi, perché comincia, secondo me, un doppio percorso, no? Uno che riguarda, chiamiamo, l'uso pubblico della storia, il modo con cui la storia viene strumentalizzata a fini politici e viene utilizzata, come dire, come un randello da dare sulla groppa dell'avversario politico. Su questo versante dell'uso pubblico della storia,
comincia allora questo interdetto culturale nei confronti della resistenza come lotta armata, che arriva poi al punto estremo e al punto di non ritorno, che è il libro di Pansa, all'interno del quale, come dire, la resistenza armata diventa soltanto una pura macelleria. Cioè, se voi vedete il libro di Pansa, dalle Alpi Cuneesi alle Alpi Friulane, passando attraverso la pianura padana, è soltanto, come dire, affastellare esempi di efferatezze, stupri, eccidi e così via, cioè, no? Senza un lampo di interpretazione storiografica, se non quella dell'ossessione compilatoria della violenza. Per arrivare a Pansa passiamo attraverso varie tappe che voi conoscete molto bene. Noi abbiamo avuto un presidente del Consiglio che si chiama Silvio Berlusconi, che credo sia andata una volta sola al 25 aprile a Onna, lì in quel paesino vicino a Aquila, l'Aquila, dopo il terremoto. Poi non è mai più andata. Ne abbiamo visto, vi ricordate, l'onorevole Violante e i ragazzi di Salò, abbiamo festeggiato insieme l'Alamein e Cefalone, insomma, ne abbiamo visti di tutti i colori in questi 20 anni che ci abbiamo alle spalle, e questa è la deriva, diciamo, dell'uso pubblico della storia. Per quanto riguarda invece anche la storiografia, anche noi, devo dire che la grande risorsa storiografica a cui noi abbiamo potuto accedere è stato il libro di Claudio Pavone, che è stato proprio elaborato e gestito negli anni Ottanta e che esce nel 91 ed è ancora oggi un punto di riferimento insondabile. Però devo dire, c'è stata anche una debolezza da parte nostra, nel senso che era giustissimo occuparsi di resistenza civile, era giustissimo occuparci di chi soccorre i partiti, di chi soccorre i prigionieri alleati, di chi soccorre gli ebrei, degli internati militari che vanno in Germania, i 600.000, eccetera. Era giustissimo occuparsi di tutte queste cose qui, però l'attenzione su questi nuclei tematici ha fatto sì che poi la resistenza in quanto lotta armata diventasse una sorta di incidente di percorso, no? Che quello che raccontava, che i 600.000 che erano andati lì inermi, ignavi, senza combattere, eccetera, erano stati però dei veri italiani, perché avevano detto no alla Repubblica di Salò. Quelli che la zona grigia, che mi ricordo un'intervista di Buttiglione al tempo, che esaltava come gli unici veri italiani che c'erano stati nella resistenza, quelli che in realtà non avevano scelto, avevano fatto tengo famiglia e mi faccio i fatti miei. Insomma, c'è stata tutta questa dimensione all'interno del quale progressivamente quella scelta di superare la linea tracciata a terra da Barbato diventava sempre più evanescente. Secondo me, con tutto il rispetto per tutta questa galassia di comportamenti, senza la lotta armata al suo centro, questi sarebbero stati comportamenti destoricizzati, che non avrebbero inciso nel corso degli eventi. Una delle cose fondamentali del libro è che i miei personaggi sono dei protagonisti, cioè protagonisti nel senso cinematografico del termine, vuol dire incidere sul corso degli eventi, non aspettare passivamente che gli eventi accadano. Questo sono, cioè, nella dimensione dello spazio pubblico, noi in questi 20 anni abbiamo avuto le vittime e basta. Vittime della Shoah, vittime delle foibe, vittime del terrorismo, vittime della mafia, vittime delle catastrofe, vittime. No. Questi non sono vittime, ma non neanche Falcone e Borsellino sono le vittime, perché questi hanno scelto, muoiono perché hanno fatto quella scelta, hanno scelto di superare quel tipo di linea che Barbato aveva tracciato per terra. Poi, qual è la rilevanza di questa scelta? Dal punto di vista numerico, poco. Erano 6-7 mila i partigiani dopo l'8 settembre, arrivano a 100.000 nell'estate del 44, che è l'estate delle zone libere, delle repubbliche partigiane. Si contrae ancora il loro numero nell'inverno 44-45, che è durissimo, arrivano a 150.000 nella primavera del 45, e poi diventano 250.000 dopo il 25 aprile, ma questi 100.000 non li consideriamo. Allora, 150.000 sono pochissimi, se voi pensate ai milioni che affollavano le piazze del Duce, i milioni e milioni e milioni, le masse che erano iscritte al PNF, i milioni, questi sono un universo estremamente esiguo. Però viva Dio, mai nella storia d'Italia c'era stata una dimensione volontaria così massiccia, non durante il Risorgimento, non durante la Prima Guerra Mondiale, ma qui sì. A questi non glielo dice nessuno di andare in montagna, non c'è nessun ordine dall'alto. Questo è, come dire, il nodo
più significativo di questo racconto. L'8 settembre del 1943, quello che crolla, non è uno Stato qualsiasi, è lo Stato totalitario. Cioè uno Stato che organizza la vita dei cittadini dalla culla alla tomba, come si diceva. No, giovani italiani, Balilla, Balilla moschettieri, cioè ogni segmento, le massaie rurali, ogni segmento sessuale, professionale, aveva, come dire, la sua enclave istituzionale in cui era obbligato. Oh, questa dimensione è qui. Per cui tu per 20 anni hai vissuto in un posto all'interno del quale quello che conta è la disciplina, la gerarchia, l'ordine, l'obbedienza, questo crolla di colpo e tu sei solo con la tua coscienza per la prima volta dopo tanti anni e devi decidere solo su questa base, attraverso un tuo principio interiore. Ed è questa scelta, scusate se sfondo cronologicamente, ma quando noi andiamo a vedere il 45-48, in 3 anni questo paese nel 48 si è dato una Costituzione che c'è ancora oggi. Siamo andati a votare il 2 giugno del 46 con delle percentuali che sono il 92%, 94%, una roba pazzesca che ti fa capire che voglia di partecipazione c'era, che voglia di esserci, che voglia di contare c'era. L'indice della produzione industriale torna a quello del 38, l'indice della produzione dei salari torna a quelle del 38, quindi in 3 anni ci siamo ricostruiti e abbiamo costruito una democrazia. Ma è una roba, è un miracolo. Se pensate ai tempi della ricostruzione, che ne so, delle case del Belice, no, è un miracolo quella roba. E questo miracolo da cosa è dovuto? A questi 150.000, sono questi che hanno insufflato nel corpaccione molle di questo paese questo spirito, questa voglia di fare, questa dimensione di protagonismo attivo. E questa cosa, io secondo me, andava raccontata. Boh. Poi torniamo anche all'ascito politico. È interessantissimo nel tuo libro la parte che riguarda la violenza, il rapporto di questi partigiani con la violenza, su cui, diciamo, sono state fatte anche delle speculazioni. Tu mostri delle conversazioni, dei dibattiti che avvengono anche all'interno dello stesso palazzo, all'interno del castello, ma anche dalla memorialistica viene fuori che il rapporto dei partigiani con la violenza è un rapporto complicato, cioè ricordano la violenza perché è necessario farlo, ma non c'è quel compiacimento, quella mistica della bella morte che si ritrova nelle file repubblichine. Sì, ritornando a quella linea da attraversare, quella linea era pazzesca da questo punto di vista, perché tu oltre quella soglia entravi in un territorio all'interno del quale entravi per uccidere e per farti uccidere. Non ci sono lì, se fai quella scelta, quella scelta implica questa conseguenza. Allora, uccidere e farsi uccidere è una scelta estrema, non appartiene alla nostra Costituzione corporea, non ci appartiene. Quando ti dice la violenza è innata, no, non è vero. Durante la Seconda Guerra Mondiale i soldati che erano al fronte per 6 mesi continuativamente, nell'86% avevano casi psichiatrici gravi, perché quella non era una situazione normale, era una situazione tremenda, no? Durante la Prima Guerra Mondiale su 4 soldati schierati in linea, 3 non sparavano. No? Quindi il non uccidere non è soltanto una norma giuridica, non è soltanto un precetto religioso, ma è una roba che ormai noi abbiamo interiorizzato dentro di noi. E di colpo questa roba qui tu la devi superare, cioè è una roba che implica una situazione drammatica dal punto di vista del singolo individuo. Questo dramma i partigiani lo vivono fino in fondo. E dentro questa carrellata, no, che io cerco di ricondurre sempre il libro alla concretezza dei singoli personaggi e dei singoli partigiani, c'è una gamma varissima di atteggiamento, tutto però legato alla consapevolezza che quella non era un atto normale, era un atto estremo che soltanto la dimensione estrema di quella situazione poteva giustificare. In questo io sono proprio tranquillo da questo punto di vista, cioè l'uso della violenza è veramente, non è mai un fine, è semplicemente, come dire, una scelta obbligata. Qui c'è il partigiano Zama, quello che ammazza con un pugno un cavallo e che, come dire, è uno sbruffone, c'è il comandante Moretta, che è uno che ammazza poi 2 ragazze che non c'entravano niente, che erano innocenti, ci sono partigiani violenti, è inutile stare lì, non giochiamo alle belle statue, ma in un contesto all'interno del quale c'è comunque la consapevolezza di stare frequentando un territorio
che è un territorio che non ci appartiene normalmente, che è un territorio che solo l'eccezionalità di quei 20 mesi poteva in qualche modo determinare. Questa mi sembra una distinzione importante, peraltro vediamo anche l'Eletta che impara a usare il parabellum, perché anche la stessa l'Eletta che è in procinto di farsi suora ritiene che poi l'uso dell'arma sia necessario in quel contesto. A proposito però del rapporto della storiografia, soprattutto della storiografia di sinistra rispetto alle efferatezze e ai crimini partigiani, tu in un'intervista su Repubblica hai detto sostanzialmente questo: è vero che noi ci siamo fermati di fronte a questi crimini, li abbiamo in qualche modo analizzati attraverso categorie vecchie, mentre per capire veramente che cosa è accaduto bisogna adottare nuove categorie, e hai accennato a questa nuova, diciamo, interpretazione dell'interregno. Cosa volevi dire? Che cosa succede? Che cos'è l'interregno? Sì, io mi riferisco soprattutto a quello che succede nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile. Appunto, c'è un modello Panza, che è un modello che è quello di affiancare uno all'altro episodi violenti, pensando che dalla somma derivasse poi un orrore, un rifiuto radicale della resistenza. C'è un modo invece più storiografico che cerca di entrare dentro quell'universo della violenza a cui facevamo riferimento adesso. Allora, l'interregno cos'è? È quello spazio che c'è tra quando il vecchio potere non c'è più e il nuovo potere non c'è ancora. Questo rinvia a quando noi stabiliamo un patto di cittadinanza e siamo dentro uno Stato, noi in qualche modo deleghiamo allo Stato l'uso legale della violenza, no? Se ci fanno un torto, noi non è che ci vendichiamo ammazzando quello, ma lo denunciamo, no? Cioè, questo è un fondamento del patto di cittadinanza. Il monopolio dell'uso legale della violenza ce l'ha lo Stato, e in qualche modo noi quindi rinunciamo a una fetta della nostra sovranità individuale, no? Lo rinunciamo nel nome di un principio superiore, no? Rinunciamo a esercitare noi in prima persona quel diritto. Quando crolla lo Stato, no? E in quel momento crolla anche quel fantoccio di Stato che era la Repubblica di Salò, cosa succede? Che è come saltasse il tappo di un vulcano spento, no? Il tappo di esce di tutto da questa violenza compressa, no? E chi sono i protagonisti di queste piazze e di questi tumulti? Non sono i partigiani comunisti, sono le folle. No, quello a cui noi assistiamo, no, è il linciaggio, è la folla che, inebriata dalla possibilità di esercitare la violenza per la prima volta in prima persona, si abbandona a tutti gli eccessi possibili. Pensate a Piazzale Loreto. No? Piazzale Loreto. I partigiani portano i corpi di Mussolini e dei gerarchi a Piazzale Loreto perché lì erano stati lasciati esposti i 14 compagni partigiani nell'agosto del 44. Quindi siamo nel pieno della legge del tagliore, tu mi hai fatto questo, io ti faccio questo. Dopodiché cosa succede in quella piazza? Arriva una folla sterminata. Io ci giuro che molti dei partecipanti di quella folla erano quelli che nel dicembre del 44 avevano applaudito lungamente Mussolini quando aveva fatto l'ultimo discorso al Teatro Liri. Secondo me sono gli stessi, no? Arrivano lì e c'è un servizio d'ordine. Il servizio d'ordine è l'embrione di quello che sarà il nuovo potere, che però non c'è ancora. Abbiamo 20 garibaldini giovani che sono lì a fare il servizio d'ordine e che si trovano davanti questa folla. Parte il primo calcio nei confronti della testa di Mussolini, poi arriva una e gli sputa addosso, cioè comincia, la folla si fa sempre più vicina e, come dire, il linciaggio dei cadaveri diventa sempre più plausibile. Questi li tirano su a una struttura esattamente come questa, cercando in qualche modo di evitare questo scempio, non tanto, no? Quindi lì dentro hai proprio l'idea di questa folla che si riappropria in maniera quasi di ebbrezza, quasi ubriaca della possibilità, con tutto quello che poi non sappiamo, la pruderie sessuofobica di guardare le calze della petassa, tutto quello che è di brutto. Ma questa roba avviene dappertutto. A Torino viene impiccato il federale Solaro,
no, viene impiccato allo stesso albero dove avevano impiccato Ignazio Vianna e gli altri partigiani un anno prima, quindi stesso copione. Si spezza la corda dell'impiccato, il moribondo cade per terra, i garibaldini lo prendono, lo mettono sul camion per portarlo via, arriva la folla, travolge i garibaldini, ferisce i ragazzi garibaldini, ragazzi li chiamo così perché il loro comandante Carmagnolo aveva 21 anni, quindi, no? Cioè, quindi io credo che questa dimensione è una dimensione che dal punto di vista storiografico ovviamente non nega quello che è successo, ma almeno ci dà degli strumenti per farli capire che non sono questa compilazione d'album delle figurine di orrori. Tu prima hai accennato al fatto che noi abbiamo un rapporto complicato col 25 aprile, no? Con una memoria inquieta, l'hai definito. Soltanto pochi anni fa c'era qualche esponente del governo che proponeva di abolire questa festa. Oggi il clima sembra cambiato, c'è un clima, no, di accettazione unanime, di celebrazione unanime, e anche il fatto che ieri due temi di maturità, due tracce, siano ispirati dalla resistenza, perché la traccia del tema storico era proprio sulla resistenza, e poi c'era anche la traccia sul Calvino del sentiero dei Nidi Ragno. Il fatto che la resistenza entri nei temi maturità è il segno, no, di una ritrovata armonia, finalmente si potrebbe dire, però c'è anche un segno contrario, nel senso che poco fa Alessandra Longo mi diceva che appunto le tracce, il tema della maturità, il tema storico della maturità dedicata alla resistenza è stato quello meno scelto dai ragazzi. Questo quindi che cosa ci mostra? Che noi non conosciamo quella storia, che i ragazzi non conoscono quella storia. Allora come si può leggere? Cioè, sono segnali contraddittori questi. Sì, qui c'è un intreccio molto stretto tra storia e memoria che adesso cerchiamo di dipanare. Allora, per quanto riguarda la memoria e per quanto riguarda la memoria pubblica, poi c'è la memoria privata che è un'altra cosa. La memoria pubblica è un progetto culturale, non è una dimensione biologica, non è una dimensione naturale. La memoria pubblica si costruisce. E si costruisce attraverso un patto di memoria all'interno del quale ci si mette d'accordo su cosa tenere e cosa non tenere del passato. No? Il patto di memoria della Repubblica Francese è De Gaulle lo teniamo, Vichy non lo teniamo, e quindi è una cosa molto chiara. Qui da noi questo patto di memoria è stato attraversato e terremotato dal passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Non è solo che tutti i partiti che hanno partecipato alla resistenza sono spariti in due anni di colpo, non è soltanto, come dire, la cancellazione di quella forma di organizzazione della politica, ma anche, come dire, un modo diverso di rapportarsi al passato che ha attraversato tutta intera la nostra classe politica. Se voi pensate alle ultime primarie del PD, se vi ricordate la domanda su qual è il Pantheon che voi avete sentito il Cardinale Martini, Papa Giovanni, Tina Anselmi, avete sentito di tutti i colori, ma non avete sentito uno che appartiene alla tradizione del movimento, non dico Gramsci, non dico Galimberti, cioè, no, nessuno. Questo vuol dire che c'è stato un cortocircuito all'interno del quale oggi gli interlocutori politici che noi abbiamo, no, la destra non ne parlo nemmeno, insomma, non vi ricordate la Berlusconi da Vespa, se c'è il papà dei fratelli Cervi lo voglio conoscere, cioè, ne abbiamo viste di tutti i colori in questi 20 anni su questa dimensione. Quindi diciamo che da quel punto di vista non c'è dubbio che la dimensione della politica oggi si è molto affievolita rispetto alla necessità di un patto di memoria. Io la vedo male questa cosa, perché tu non tieni insieme un paese soltanto appunto con gli 80 euro, con la lotta allo spread, non basta questa tessera bancomat per essere cittadino, cioè cittadino vuol dire anche riconoscersi in dei valori, e i valori del passato sono la pietra angolare su cui costruisci questo pattern. Quindi quello è un primo percorso, che è un percorso
è stato devastante, è inutile nascondercelo, il nostro passato è stato, come dire, liofilizzato, è stato appiattito sul presente, è stato svuotato di ogni complessità, ne abbiamo visti di tutti i colori, e gli stereotipi a cui facevo riferimento prima sono lì dentro. Il secondo elemento è invece, come dire, altri imprenditori, penso per esempio alla memoria partigiana. La memoria partigiana, io lo devo dire con molta onestà, è una memoria ossificata, una memoria cristallizzata, i suoi protagonisti oggi hanno raccontato perché io mi sono innamorato di Leletta, perché lì ho ritrovato la freschezza di uno sguardo di una che a 17 anni scriveva quelle cose, non di uno che quelle cose le ha raccontate 50-60 volte in maniera sempre più estenuata, sempre più debole, con i ragazzi che ogni volta come dire, si sentono esclusi da una memoria di quel genere lì, monumentale, così ossificata. Quindi anche da quel punto di vista, diciamo, c'è stata questa desertificazione, insomma, del rapporto tra la memoria e la resistenza. Io credo molto nella storia, onestamente, per il mestiere che faccio, perché forse uno degli elementi più significativi di questo 25 aprile, di questo 70esimo, è proprio il tipo di libri di storia che sono usciti. A parte il mio è uscito il libro di Claudio Pavone, di uno storico che riflette non più in chiave generale ma su se stesso, sulla propria biografia. È uscito il diario di Antonio Giolitti, che rappresenta appunto un altro contributo in quella direzione. È uscito il diario di Angelo Del Boca, un diario straordinario, Nella notte ci guidano le stelle, credo che si chiami, che era rimasto nel cassetto di Angelo Del Boca, che poi è diventato un grande giornalista, un grande storico, e che adesso l'ha tirato fuori. Cioè, c'è stata una vivacità del dibattito storiografico legato alla scelta dei singoli individui. Nel momento in cui tutta il mondo politico è tutto, come dire, concentrato sull'Italia, sul premio di maggioranza, sulla dimensione maggioritaria, sulla dimensione plebiscitaria della politica, sull'importanza del leader nei confronti delle masse e così via, qui abbiamo avuto una resistenza che è stata restituita ai singoli individui, ai singoli personaggi. È diventato un esame di coscienza con se stesso e una scelta che deriva dall'esame di coscienza con te stesso. Io credo che in questa chiave veramente oggi ci sia stato un qualcosa di nuovo. Poi non voglio dire niente, non so quello che succederà il prossimo anno, ma io prendo atto, e anche le punte più volgari del revisionismo alla Panza, cioè, è come se si fossero smussate, è come se fossero arrivate al massimo, al di là di quelle schifezze che hanno detto non possono più dire niente, quindi è come se stesse declinando anche la virulenza di quell'attacco. Per cui oggi noi abbiamo la possibilità, con i ragazzi che non hanno studiato la resistenza e che hanno scelto il tema nel 2,5%, di restituire invece una resistenza non più mummificata, non più celebrata, non più, come dire, assegnata ai grandi universi ideologici del Novecento, i comunisti, i fascisti, ma che viene restituita è lì, scusate, questo lo dico, ma è lì che gli scrittori sono più bravi di noi. Il sentiero dei viti di ragno, altra traccia della resistenza, o il partigiano Giovanni, hanno la capacità di restituire la complessità della scelta, di capire com'è difficile per gli individui, perché poi lì non è che sceglievi una volta superata quella linea, dovevi scegliere dopo un rastrellamento che eri rimasto da solo e gli altri non c'erano più, dovevi riscegliere se tornare a casa o se stare lì. È una scelta che non è mai finita. Ed è una scelta che è continuata, secondo me, dopo il 25 aprile, in altri ambiti, in altre cose, ma in quella scelta c'è il segreto delle cose che diceva a proposito del 45-48. Tu in fondo a questa scelta poi attribuisci il vero significato il 25 aprile, cioè noi abbiamo bisogno di quella data perché ha un valore pedagogico, proprio per il valore della scelta, e questo mi sembra poi l'eredità politica più forte del 25 aprile. Il momento in cui, diciamo, non ci sono grandi riferimenti, il fatto, no? Il valore di scegliere da che parte stare. Sì, che è l'essenza della resistenza perfetta, cioè perché mi sono innamorato di questa resistenza, perché per me è una resistenza perfetta. Non è una dimensione mitologica della resistenza, come ha detto il nostro amico Sergio Luzzato, perché se fosse mito, la storia che io racconto è veramente all'altezza del mito, quindi di mito non si tratta. Però
ve lo dicevo prima, la resistenza perfetta è il 25 aprile del 45, finisce, cioè ognuno ritorna al suo posto, ognuno fa i suoi percorsi, eccetera. Ma quello che rimane intatto in tutti loro è la consapevolezza che in quei 20 mesi avevano dato il meglio di se stessi. Tutti. Guardate, io non ho inventato, in quel castello, i comunisti che c'erano lì, erano i migliori comunisti che ci potessero essere, non è colpa mia, erano lì, erano così. Quando l'eletta viene sedotta dai partigiani, lei cattolica praticamente, non viene sedotta dall'ideologia, non viene sedotta dai piani quinquennali dell'Unione Sovietica, viene sedotta da quello che lei definisce una dimensione francescana dei comunisti, perché avevano, come dire, un qualcosa che non è appunto tengo famiglia e mi faccio i fatti miei, ma è qualcosa di mettere non se stessi al primo posto, ma un progetto collettivo. I salesiani che erano sfollati, perché l'eletta, come diceva prima Simonetta, si lamenta molto che i monarchici non ci siano. Lei dice: ma perché Umberto non viene al nord e si mette al capo delle forze partigiane? Se questi sono tutti imboscati, con che diritto poi avranno di parlare nei confronti dei comunisti? Chi gli dà manforte in quell'occasione sono i salesiani, perché a Bagnolo, dove c'è il castello, sono sfollati e è sfollata l'università salesiana. E quindi è impressionante da questo punto di vista vedere in quel castello discutere del discorso al teatro Brancaccio di Togliatti, quando Togliatti apre l'accordo dei tre partiti di massa. Cioè, questa è la resistenza perfetta. Tu spari, ma non è che spari solo, spari, discuti, c'è una tensione morale, c'è un progetto di società, un progetto di Stato, un progetto di libertà. È una cosa impressionante da questo punto di vista. Quindi io credo che questa resistenza oggi abbia ancora molto da dirci rispetto al contesto in cui viviamo. Io non so se ci sono domande dal pubblico. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Allora te la faccio io. Tu hai introiettato un'interpretazione, un modello, un impianto di lettura che viene dalla cultura azionista, tu sei storico dell'azionismo, che ha sempre parlato di resistenza tradita. In qualche modo tu ricalchi questo modello interpretativo mostrando il disfacimento di questo mondo all'indomani della liberazione. Ognuno va per suo conto, ma sì, si mantengono le relazioni affettive, però poi queste strade un po' si divaricano, si perdono. Allo stesso tempo però insisti invece su un valore profondo, cioè una resistenza tradita che però lascia un segno profondo e a cui tu oggi senti di richiamarti. È come corretto, arricchito la tua interpretazione della resistenza tradita? Sì, la resistenza tradita è l'interpretazione della resistenza che soprattutto quelli dell'ex Partito d'Azione danno subito dopo la fine della guerra. Cioè, molti degli ideali della resistenza non si realizzano, c'è la continuità dello Stato, nel 1960 su 62 questori che c'erano in Italia, 60 erano entrati in polizia durante il fascismo, quindi magistratura, carabinieri, esercito, polizia passano sostanzialmente intatti in quella frattura. Quindi c'è il rimpianto di quello che vi dicevo prima, che la resistenza non era stata in grado di incidere in profondità rispetto agli assetti istituzionali del paese, favorendo invece una continuità del passaggio dal fascismo al post-fascismo. La resistenza tradita fu poi recepita totalmente dalla mia generazione, no? Noi cosa è successo? No, ma se vuole intervenire senz'altro. Da qui. Allora, faccio rapidamente. Sì. Continua. Ma viene recepita dalla mia generazione e diventa, come dire, quella che alimenta la stagione dell'antifascismo militante degli anni 70. Oggi, fuori da quei due contesti e come storico, pur riconoscendo l'oggettiva realtà della continuità dello Stato, perché non c'è dubbio che lo Stato, come dire, non venga cambiato nei suoi meccanismi, cioè anche lo stesso blocco di potere economico è lo stesso del fascismo, quello che abita lì, ma anche altri indicatori. Se voi vedete il Festival di Sanremo, le prime canzoni che hanno vinto sembrano scritte negli anni 30, Vecchio Scarpone, Vola Colomba, tutte, cioè, quindi è un paese
Dentro questa constatazione, che quindi rimane ancora valida, però oggi non si può negare quello che dicevo prima, di quello che è stato fatto in quei tre anni lì, di come la resistenza sia stata il lievito per una rinascita di un paese che altrimenti non sarebbe rinato con le istituzioni che abbiamo oggi. Quindi diciamo la resistenza tradita rimane un punto di riferimento storiografico perché intercetta una realtà, però sulla resistenza tradita oggi c'è una diversa consapevolezza e oggi io con la massima serenità dico, lo dico come cittadino e come storico, secondo me la resistenza è la pagina più bella che questo paese abbia scritto nella sua storia. Cioè, questo signore ci voleva raccontare una sua testimonianza, ma lei è troppo giovane per... No, cioè, più o meno avremo la stessa età, però volevo riferirmi ad un piccolissimo episodio per porle due domande. Nel 1968 un giovane professore viene incaricato al liceo Serpieri di Rimini di preparare qualcosa sulla resistenza. Torna a scuola il 26 e viene quasi aggredito sulle scale da un bidello che affermava di averla fatta la resistenza, dicendo a questo 24enne: lei professore non sa niente, stia zitto, eccetera. Dico: ma che cosa è stato detto e cosa è stato scritto? Perché questa rivolta quasi virulenta? Primo, lei ha detto che i partigiani erano pochi. Secondo, lei ha parlato, perché poi in questa scuola c'era un altoparlante in tutte le classi, ha usato pochissimo il termine resistenza, ma due volte ha scritto che era una guerra tra italiani. Ecco, io parto da questo. Però per fare una domanda, soprattutto che ha fatto lo storico, ma non io naturalmente, ai politici e ai grandi storici, tra virgolette, ma bisognava aspettare Claudio Pavone per dire una parte consistente di verità? Beh, insomma, sono decenni e decenni e decenni. Si è alzato qualcuno a mettere in discussione la geografia, a volte scandalosa, spesso non fondata su elementi concreti? Pochi, direi quasi nessuno. E quindi volevo sapere cosa ne pensa di questi peccati che abbiamo fatto. No, sì. Ha finito. No, perché... no, poi volevo fare una domanda su Violante, che lei ha citato prima. Faccia anche la domanda su Violante. Mi pare che Violante in un suo intervento, qualcuno dice perché forse pensava o sperava di fare il Presidente della Repubblica, ha fatto quasi un'equiparazione tra i morti. Io mi sono permesso di scrivere, naturalmente non mi ha risposto perché io non sono nessuno, di dire che insomma tutto sommato il tempo era passato, bisognava pacificarsi. Finito qui. No, allora, Giovanni De Luna va a nozze su questi temi. No, non vado a nozze, no, io sono sereno, nel senso che molte volte è stata rimproverata la storiografia di sinistra, diciamo, di aver occultato, di aver cancellato. Allora, ci sono alcune cose che vanno dette. Innanzitutto, il modo con cui la resistenza è stata vissuta nella dimensione del nostro sistema politico. Nel 1955, 25 aprile del 1955, decennale della resistenza, il ministro della pubblica istruzione di allora, Democristiano Ermini, che poi noi abbiamo incontrato per altre cose, ma invia una circolare a tutti i provveditorati invitando il 25 aprile a festeggiare nelle scuole la nascita di Guglielmo Marconi. Negli anni 50 la resistenza era questa roba qua, partigiani comunisti tipo Moranino devono scappare in Cecoslovacchia, la resistenza è stata, come dire, lotta fratricida, il cardinale Montini, futuro Paolo VI, a Milano, sempre nel decennale, tutti morti sono uguali, si pensa di istituire una serie di medaglie d'oro per quelli della Repubblica di Salò, questa era la resistenza negli anni 60.
era evidente che nei confronti di questo tipo di attacco alla resistenza ci fosse un atteggiamento tutto difensivo dell'antifascismo. Il grande libro di quegli anni sulla resistenza è il libro di Roberto Battaglia del 1954, che è La storia della resistenza, una storia edificante, monumentale, patriottica, ma è esattamente frutto di quella roba lì. Non ce lo dimentichiamo, fino al 1960 la resistenza non faceva parte del paradigma di fondazione di questa Repubblica. Dal 48 al 60, per 12 anni, la guerra fredda, chiamate quello che è successo qui. Nel 60 le cose cambiano, luglio 60, Tambroni, l'antifascismo ritorna in piazza, eccetera, eccetera, arriva Saragat, e allora la resistenza, la Repubblica è nata dalla resistenza. Cambia lo spirito pubblico, cambiano gli equilibri politici e cambia anche il modo con cui la resistenza viene recepita dal nostro sistema politico. A quel punto lì c'è un vero e proprio disgelo, ma un disgelo che comporta un fiorire di studi. Quando mi dicono Porzius, sapete, a Porzius i partigiani comunisti hanno ammazzato i partigiani cattolici, compresi il fratello di Pasolini. Beh, nel 74 è uscito un libro fondamentale su Porzius, negli anni 70, pubblicato dalla Pietra, che è la casa editrice di Pietro Secchia, la casa editrice più ortodossa e stalinista che ci potesse essere. Quel libro è ancora oggi insostituibile. Tutte le cose di cui si diceva la volante rossa, eccetera, ma la mia generazione l'ha studiata tutta, no? Poi ovviamente non avevano accesso a uno spazio pubblico, perché in quello spazio pubblico ci devono essere le versioni monumentali, edificanti, tutte le cose che sappiamo. Ma anche oggi, però, col senno di poi, visto che ho 70 anni, i 25 aprile degli anni 70, no? Si andava in piazza e noi gridavamo, c'era rumor, chi c'era sul palco, la resistenza è rossa, non è democristiana, no? E quindi rivendicavamo il fatto che chilometri e chilometri di nastri tricolori non potranno cancellare il rosso delle nostre bandiere di sangue. Il 25 aprile i fascisti andavano a Predappio e andavano a fare la messa per Mussolini, benissimo, per carità, però c'era una classe politica che comunque si prendeva la responsabilità di dire: il 25 aprile e la resistenza sono i pilastri del nostro patto costituzionale. Poi ognuno poteva dissentire, non è che tu lo devi imporre, no? Quindi quello che le voglio dire, quindi, che questa dimensione dell'occultamento è una dimensione che riguarda segmenti importanti del sistema politico e dell'apparato dei partiti, ma non riguarda la ricerca storica. Su quelle robe lì noi le abbiamo sempre dette, che i partigiani fossero una minoranza, noi l'abbiamo sempre rivendicato, no? Ma questo, prima di noi, cioè, la storia ci aiuta a questo. La prima interpretazione comunista è di Luigi Longo, 1947, Un popolo alla macchia. In Luigi Longo c'è: tutto il popolo italiano ha fatto la resistenza, no? Siamo alla vigilia dell'estromissione del PC dal sistema politico. Vedete, nel 55 Secchia dice: col cavolo che tutto il popolo italiano è stato resistente, siamo stati noi comunisti, siamo stata la classe operaia che ha fatto la resistenza, gli altri non hanno fatto un tubo, erano solo attendisti, attesisti e così via. Quindi, come dire, non si può semplificare dicendo: ah, questo è stato cancellato, no, perché c'è sempre stata la memoria della resistenza, è sempre stata una memoria inquieta, ma meno male che c'è. Pensate alla memoria della Repubblica di Salò: onore e fedeltà al camerata tedesco. Oh, ma sono passati 70 anni, onore e fedeltà al camerata, cioè, la Shoah, noi non sapevamo, va bene, adesso lo sapete, allora onore e fedeltà. Lì abbiamo una memoria veramente ossificata e congelata. Viva Dio, qui c'è una memoria che è un dibattito. Volevo dire al giovane professore dell'epoca, perché poi non l'ho ringraziata prima per la sua testimonianza, ma tra i libri che sono usciti quest'anno c'è un bellissimo carteggio, Bobbio Pavone, certo, sulla nozione di guerra civile che lei ha posto. E io ho scoperto, perché io sapevo che la nozione di guerra civile era soprattutto diffusa nella letteratura della letteratura neofascista del dopoguerra, pensiamo ai libri Pisano eccetera. Invece, leggendo quel libro, ho scoperto che il primo a parlare di guerra civile fu Togliatti. Sì, sì, ma poi non solo, del Partito d'Azione, delle Brigate Giustizia e Libertà, che quella fosse una guerra civile non si discuteva nemmeno, era ovvio. E anzi, una guerra civile è la più difficile da combattere, perché è quella che ti espone a quell'uccidere e a farti uccidere nei confronti del tuo compagno di banco a scuola, del tuo vicino di casa. E lì è la grandezza della resistenza, proprio di essere stata ambientata in questo contesto di tempi che non sono tempi normali, sono tempi estremi che nessun paese vorrebbe vivere, ma che però noi, per colpa del fascismo, abbiamo vissuto.
Bene, io non so, noi abbiamo preso anche rubato dei minuti all'incontro successivo. Ringrazio il professor De Luna, ringrazio il pubblico.